Ben ritrovati. In una delle precedenti lezioni stavamo considerando lo scattering elettromagnetico da un cilindro di sezione circolare indefinito, perfettamente conduttore, investito da un'onda piana uniforme ortogonalmente rispetto al suo asse, che quindi chiamo con la coordinata z. E avevamo considerato l'espressione per il campo elettrico scatterato nella polarizzazione cosiddetta E, in cui il campo elettrico era parallelo all'asse Z del cilindro, e avevamo ottenuto questa serie inizialmente bilatera, ma poi si scopriva che era in realtà unilatera di soli coseni. Adesso andiamo a considerare la cosiddetta forma asintotica della soluzione precedente, cioè del campo elettrico scatterato, per grandi valori di ρ, quindi per grandi valori del raggio in coordinate polari. Naturalmente, quando diciamo grandi, dobbiamo sempre precisare, ma grandi rispetto a cosa? E in questo caso la misura del campo magnetico per antonomasia è la lunghezza d'onda, quindi stiamo considerando ρ grandi rispetto a lambda, il che è lo stesso che dire k ρ molto maggiore di 1, essendo k uguale a 2π greco su lambda. Queste condizioni si chiamano in qualche modo condizioni di campo lontano. Simili concetti sono stati analizzati nella teoria delle antenne, e qui in fondo è la stessa cosa, perché questo campo scatterato è generato dalle correnti indotte, dalle correnti superficiali che vengono appunto generate sulla superficie del cilindro perfettamente conduttore grazie all'interazione col campo incidente, e dunque questo cilindro è come se diventasse un'antenna che emette questo campo scatterato. Allora, se siamo in condizioni di campo lontano, l'espressione della funzione di Hankel del secondo tipo, in realtà qui esprimiamo addirittura la h nu 2 di z per indicare che è un'espressione più generale del caso in cui la applichiamo, addirittura per valori di ni complessi e valori dell'argomento complessi, però comunque si tratta di un'espressione asintotica cosiddetta che vale, che diciamo riproduce con un'ottima approssimazione l'andamento della funzione di Hankel per grandi valori dell'argomento in modulo. Ecco, ma qui vogliamo riportare le espressioni asintotiche, le espressioni analoghe anche delle altre funzioni di Bessel, quindi per esempio della J e della Y, dell'altra H, diciamo, dell'H con 1, nonché anche le espressioni delle funzioni di Bessel modificate, che in letteratura si chiamano in genere I con ni e K ni, che sono soluzioni dell'equazione differenziale di Bessel cosiddetta modificata, cioè che in qualche modo ha un segno cambiato. Allo stesso modo, e questo paragone non è casuale, con cui l'equazione dei moti armonici, cambiando il segno, diventa in qualche modo l'equazione degli esponenziali reali. E queste funzioni di Bessel modificate sono appunto legate alle funzioni di Bessel e di Hankel di argomento immaginario puro, esattamente in maniera analoga al passaggio dall'esponenziale reale all'esponenziale immaginario quando l'argomento diventa immaginario. Quindi, in effetti, nel campo complesso queste funzioni in qualche modo si congiungono, diventano in fondo la stessa cosa al variare della tipologia dell'argomento. Allora, vediamo che la HN2, intanto quella che ci interessa, ha l'espressione tipica delle funzioni cilindriche avendo questo radice di z al denominatore, poi c'è anche dell'altro, c'è anche 2 su pi greco, ma la dipendenza importante è questo radice di z al denominatore, che fa sì che in qualche modo la potenza irradiata dal punto di vista trasverso, naturalmente poi
a causa del fatto che il cilindro è infinito longitudinalmente, comunque la potenza sarà infinita, però se si considerasse un'altezza unitaria soltanto di questo cilindro, la potenza sarebbe in realtà finita. E quindi questo ci dice che l'onda cilindrica è in qualche modo un po' più realistica, un po' più fisicamente realizzabile dell'onda piana, che invece ha una potenza infinita sempre e comunque, avendo il fronte d'onda piano e limitato. Ma poi l'altra dipendenza importante è questo E elevato a meno jz, cioè si tratta appunto di un'onda cilindrica elementare elevata a meno jz sulla radice di z che si muove nel verso delle z positive, che quindi si espande, che esplode. Poi ci sono questi altri due fattori e è interessante notare che invece la funzione di Hankel del primo tipo ha un'espressione del tutto analoga, però vedete è diverso il segno di J e quindi questa corrisponde a un'onda cilindrica elementare che implode, cioè viaggia nel verso delle z negative. Invece la J con I, vedete, ha la stessa ampiezza e è, diciamo, asintoticamente corrispondente al coseno dello stesso argomento, notate zeta meno ni pi greco mezzi meno pi greco quarti. E allo stesso modo la y con ni ha lo stesso fattore di ampiezza, quindi sempre questa dipendenza da radice di zeta a denominatore fondamentale, il seno dello stesso argomento. Quindi troviamo in qualche modo conferma che le j e le y sono soluzioni dell'equazione di Helmholtz in coordinate cilindriche di tipo onda stazionaria, sono le analoghe dei coseni e dei seni, e invece le HN1, le HN2, ricorderete che erano legate le H alle J e alle Y da formule tipo la formula di Eulero, quindi una uguale a J meno JY e l'altra uguale a J più JY, e queste sono analoghe agli esponenziali immaginari. Invece le i con ni e le kni, a parte il solito fattore 1 su radice di z, notate qui non tutte le ciambelle riescono col buco, l'ampiezza non è uguale, però comunque la cosa importante è 1 su radice di z, corrispondono agli esponenziali reali. Queste poi sono le relazioni a cui accennavo prima, il fatto che la J con N, per esempio, di argomento, almeno formalmente puramente immaginario, corrisponde alla I con N e che la HN2 di argomento puramente immaginario corrisponde alla KN. Ma queste per ora non ci servono. Andiamo allora ad inserire nell'espressione precedente, cioè in questa espressione dove c'era HN2, la forma asintotica. La forma asintotica in particolare è con ni uguale a n, appunto, HN2 di z. Che succede? Succede che alcuni termini non dipendono da n, per esempio questo e elevato a meno jz, e naturalmente noi qui al posto di z dobbiamo mettere l'argomento che è kρ, e invece altri termini dipendono da n, cioè dipendono da ni, e quindi vanno mantenuti all'interno della serie. Allora, andando a sostituire, troviamo E con 0, poi c'è l'ampiezza, radice di 2 fratto pi greco kρ, E elevato a meno j, kρ meno pi greco quarti, questo lo possiamo portare fuori, per la sommatoria in n da 0 all'infinito di epsilon con n, il fattore di Neumann, c con n, j alla meno n, e poi rimaneva dentro E elevato a jn pi greco mezzi, per il coseno di teta, e qui poi possiamo semplificare qualcosa perché K ricorderete che era uguale a 2 pi greco su lambda, quindi qui sotto la radice c'è un pi greco al quadrato che diventa pi greco e poi c'è la radice di lambda che va al numeratore diviso rho e dunque elevato a meno j kρ meno pi greco quarti sommatore in n di epsilon con n c con n, qui ricordiamo che elevato a j n pi greco mezzi sarebbe in sostanza j alla n perché elevato a j pi greco mezzi è uguale a j e dunque si elide con quest'altro j alla meno n, epsilon con n c con n coseno di n phi. Quindi questa è l'espressione per kρ molto maggiore di 1. Che cosa notiamo? Che in campo lontano si è verificata una separazione fra la dipendenza radiale, che vedete appare soltanto
in questo fattore fuori dalla sommatoria e la dipendenza angolare, che è in sostanza il fattore, diciamo, nella sommatoria, nella serie. Questo non era vero nell'espressione iniziale, nell'espressione generale, perché le dipendenze erano mescolate. È una cosa tipica dei campi lontani. Vedete, qui non si riusciva a evidenziare un unico fattore perché non potevo portare fuori questa dipendenza da rho dalla sommatoria, quindi era tutto mescolato. Invece, per grandi valori di rho, quindi nel cosiddetto campo lontano, e questo è vero anche nella teoria delle antenne, si ottiene una separazione fra la dipendenza radiale e la dipendenza angolare, quindi si genera una funzione dipendente soltanto da phi, che nel caso dell'antenna rappresentava il diagramma di radiazione, invece nel nostro caso rappresenta il cosiddetto diagramma di scattering, cioè qualcosa che è in qualche modo indipendente dalla distanza e rappresenta un certo pattern soltanto angolare. Ma questo però è vero solo a grande distanza, quindi la distanza interviene prima. A grande distanza c'è questa separazione di una dipendenza solamente angolare. Adesso andiamo a vedere che succede al calcolo, diciamo, effettivo, al calcolo realistico, al calcolo numerico della serie. Quindi bisogna andare a esaminare il problema della convergenza. Naturalmente, anche se ammettiamo che la serie possa essere una forma chiusa, di fatto poi andrà in qualche modo calcolata, quindi bisognerà per forza operare un troncamento. Ecco, questa serie può essere più o meno veloce nella sua convergenza, e naturalmente questo dipende dall'andamento dei coefficienti C con N, però dipende anche dal raggio A del cilindro, naturalmente sempre in qualche modo paragonato alla lunghezza d'onda. Quindi consideriamo il raggio normalizzato KA, che diciamo corrisponde ad A su lambda. Allora vediamo che cosa succede per diversi valori di KA. Questa tabella esprime appunto il modulo dei coefficienti di scattering, perché i coefficienti C con N sono comunque delle quantità complesse in polarizzazione E. Allora vediamo che il coefficiente di ordine 0, se KA è uguale a 0.1, quindi in questo caso il raggio è piccolo, diciamo che poi in letteratura si definisce convenzionalmente filo, un cilindro in qualche modo di raggio piccolo, si chiama filo in gergo. Quindi qui KA è uguale a 0.1, per cui potrebbe essere effettivamente un filo, e vedete che il termine, il coefficiente di ordine 0, che tra l'altro implicava l'annullamento dell'esponenziale con phi, e quindi in sostanza una isotropia, una indipendenza di quella componente del campo scatterato dalla variabile angolare, quindi in qualche modo uno scattering, una radiazione isotropa, come si dice, questo coefficiente è di gran lunga più grande dei coefficienti successivi, C con 1 ma anche C con meno 1, ricorderete che c'era la parità, C con 2 anche C con meno 2. Vedete qui 10 alla meno 1, questa E rappresenta diciamo una potenza di 10, 10 alla meno 3, 10 alla meno 6. Quando invece KA vale 0.2, abbiamo sempre 10 alla meno 1 per il coefficiente C0, però la differenza diminuisce, vedete, 10 alla meno 2 per C1 e C meno 1, 10 alla meno 4 per C2 e C meno 2, e così via. Quando andiamo a KA uguale a 1, quindi in qualche modo il raggio comparabile con la lunghezza d'onda, qui si vede che in effetti sono già dello stesso ordine di grandezza, il termine 0 e due termini con 1. E poi gli altri anche si avvicinano, il termine con 2 arriva a 10 alla meno 2. Ma attenzione, per KA uguale a 5 addirittura il termine di ordine 0 viene sorpassato dai termini di ordine 1 e meno 1, e anche in qualche modo ci sono molti altri termini dello stesso ordine di grandezza, fino a C con 6 e C con meno 6. Questo significa che appunto più il cilindro è grande rispetto alla lunghezza d'onda e più ci vuole sforzo numerico per ottenere la convergenza della serie. Più la serie è pesante, ci vogliono più termini. Allora,
Però abbiamo anche scoperto che invece se K è molto minore di 1, in sostanza si ha quest'onda isotropa. Allora, adesso, siccome nelle espressioni delle funzioni di Bessel c'era appunto questo K, perché di fatto noi andavamo a imporre le condizioni al contorno sulla superficie del cilindro, allora se K diventa piccolo, dobbiamo andare a trovare le espressioni delle funzioni di Bessel per piccoli valori dell'argomento. E allora andiamo a vedere quali sono queste espressioni. Quindi, se di nuovo consideriamo l'argomento in generale z complesso, e questa volta queste espressioni sono un po' meno generali, quindi il coefficiente n è invece un intero, quindi per esempio la j con n di z per n maggiore o uguale a 0 è uguale a 1 su n fattoriale per z mezzi alla n. Quindi in effetti è un'espressione. È una potenza e l'esponente è lo stesso del valore dell'ordine della j. Invece, però notate che questa formula vale sia per n uguale a 0 che per n maggiore di 0. Naturalmente, se n uguale a 0, 0 fattoriale fa 1 e la potenza elevata a 0 fa 1. Invece andiamo a vedere che succede con le y. Allora, con le y abbiamo due espressioni. Una per n uguale a 0 e un'altra per n, diciamo, maggiore di 0, per n maggiore o uguale a 1. Allora, quella per n uguale a 0 è la seguente, un'espressione logaritmica, cioè 2 su pi greco, logaritmo naturale di gamma z mezzi. Allora, attenzione qui, ricordiamo la proprietà matematica che il logaritmo del prodotto è uguale alla somma dei logaritmi. Quindi qui possiamo scrivere che il logaritmo di gamma z mezzi è uguale alla somma del logaritmo di z mezzi e del logaritmo di gamma, dove però questo gamma in realtà è una costante abbastanza famosa in matematica, che si chiama costante di Eulero e che vale 1,781, e gamma primo, che ne è il logaritmo, è uguale a 0,5772. Comunque, questo poco importa. La cosa importante è che la y0, come vedete, va, diciamo, a meno infinito, come tutte le y, però in modo logaritmico. Ecco. Invece le yn con n maggiore o uguale a 1 hanno quest'altra espressione in cui compare sempre il fattoriale e che in qualche modo è l'inversa di quella delle j con n. Lì avevamo z mezzi alla n e qui 2 su z alla n per n maggiore o uguale a 1. Allora, se andiamo a inserire queste espressioni approssimate per piccoli argomenti nella formula di C0, C0 era uguale a meno J0 di K, e poi sotto c'era H02 di K, quindi J0 di K meno JY0 di K, e dunque meno J0 di K. A questo punto, se naturalmente la Y0 diverge, il suo valore numerico per piccoli argomenti, il suo valore numerico sarà naturalmente molto più grande di quello di J0, quindi possiamo in modo approssimato qui scrivere soltanto meno JY0 di K. E qui allora 1 su J è uguale a meno J, meno e meno fanno più, quindi rimane un meno J, e adesso andando a sostituire le espressioni, nel caso appunto di J0, questa va a 1, e invece nel caso di y0 c'è pi greco che va al numeratore e poi 2 al denominatore, questo logaritmo che abbiamo visto prima di gamma z mezzi è k a mezzi. Perfetto. Per quanto riguarda invece i c con n maggiore di 0, lo stesso si può scrivere che la yn prevale rispetto alla j con n a denominatore. A questo punto andiamo a sostituire l'espressione, che sarà diversa in questo caso perché la jn ha sempre l'andamento come una potenza, come abbiamo visto. Invece la la y0 come un logaritmo, e questa invece è un'altra potenza. Siccome le due potenze erano invertite, quando si mette yn a denominatore, questo significa che si ha un quadrato, quindi abbiamo k a mezzi elevato al quadrato. Allora, siccome ricordate dai corsi di analisi, quando diciamo l'argomento va a zero, il logaritmo
va, diciamo, più lentamente di qualunque potenza, e ricordate invece l'esponenziale invece più velocemente di qualunque potenza, quindi vanno tutti e due, diciamo, a zero, però il logaritmo ci va più lentamente, dunque significa che il termine di ordine zero in qualche modo resiste di più degli altri. Troviamo conferma dei valori che abbiamo visto nella tabella. E dunque a questo punto, vedete, possiamo riscrivere qui l'espressione del campo scatterato, che come noterete è isotropo, non c'è la dipendenza da φ, c'è la dipendenza da ρ data dall'H02 e poi questo logaritmo per piccoli valori di k molto minore di 1. Allora adesso, se vogliamo anche andare a calcolare, mettiamo insieme le due ipotesi, sia cilindro filiforme, quindi K molto minore di 1, e allo stesso tempo anche campo lontano, quindi separazione della parte angolare, che peraltro non c'era, e della parte radiale, troviamo in effetti questa espressione. Quindi E elevato a meno J K rho sulla radice di rho, l'onda cilindrica elementare, non c'è traccia della φ, e questi sono, appunto, questo è il campo di validità K molto minore di 1 e K rho molto maggiore di 1. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima lezione.